Bella a tutti ragazzi, bentornati. Oggi un episodio finalmente incentrato sulla nostra amata Master League che non tocchiamo realmente da un sacco di tempo. Per prima cosa andiamo a fare un rapido recap sulla nostra formazione attuale. Stiamo attuando un 4-2-2-2 con ovviamente due difensori centrali, terzini, un mediano, un centrocampista a supporto, due trequartista e due punte. Abbiamo attualmente due punte con overall 74-75, due trequartisti, entrambi molto validi, tra cui un giocatore chiave, poi un mediano di già collante e un centrocampista tra le linee. Abbiamo già dato a Cataldi istruzioni per diventare un onnipresente. Dopodiché Giorza è già a livello 72, è cresciuto molto bene. Peluso l'abbiamo sbattuto qua sulla sinistra. È un giocatore che ha ancora 16 anni, quindi potrà molto molto migliorare. Come portiere abbiamo preso il giovane Gallon. Il suo sostituto è il grande e irreprensibile Rafael Defendi. Chi meglio di Rafael Defendi per difendere l'area di rigore? Poi due DC in sostituzione che sono il buon Pankov e il buon McKenna. Dopodiché abbiamo i due terzini di ricambio che sono Seifert e Teixeira, entrambi con overall discreto. Poi un mediano di supporto. Anzi, abbiamo due mediani di supporto qualora il nostro buon Etic si sentisse non in forma, che sono Perez e Schlatzek, e poi altro centrocampista Danilo Barbosa, anzi andiamo a mettere subito Danilo Barbosa, vediamo soprattutto Danilo Barbosa ha 25 anni, quindi non crescerà più di tanto. Dopodiché un altro centrocampista Diemers, overall 76. Vorrei comunque tornare a rombo perché sì, così la formazione diventa abbastanza, come dire, offensiva, però a livello proprio di centrocampo non abbiamo una tantissima, come dire, spinta. Trequartisti di supporto sono Zainutdinov, è russo, penso che sia un russo, non so, vabbè, ho fatto un cazzo. Le nostre tre punte abbiamo Donio, Lloriente, ancora 16enne, un reborn, quindi perché questo secondo me può avere 16 anni. Altri nostri centrocampisti, Steelheart, Rice, Thompson, Miloš, Musonda e Rodriguez. Questa qua è la nostra squadra. A livello di istruzioni avanzate, io direi di mettere il difensivo su Danilo, un ancoraggio su Harrington, poi il contropiede sulle due punte, così da averle belle fresche lì in avanti, pronte a colpire. A livello di trattative siamo fermi. La nostra squadra ha ricevuto una proposta per Schlezacek. Come cazzo si pronuncia? Schlezacek. Schlezacek, che ce ne libereremo molto presto. Attenderemo nuove offerte ai nostri giocatori per fare un po' di gruzzoletto. Andiamo avanti. Cercheremo in questa puntata di giocare almeno una partita. Ecco, altro giorno della trattativa, quindi mi sarà arrivata qualche nuova trattativa. Andiamo a guardare. Osservazione. Vediamo se c'è qualche portiere degno di nota. Abbiamo questo giovane Makarize, 31enne, portiere offensivo georgiano. Oddio, discreto, potremmo tenerlo in considerazione. Vediamo se ce lo danno in prestito per un anno per 248. Gli offriamo anche 200. Sì, vediamo se ce lo danno in prestito. Non sarebbe male.
un buon sostituto. Dopodiché andiamo a vedere in altre squadre che cazzo è successo. Oscar, un trequartista, si è arenata in quanto sto stronzo voleva un sacco di soldi. Peccato, ci sarebbe servito abbastanza. Vabbè, questo qua siamo in trattativa ora. Peccato per Oscar, era un buon trentenne, ci avremmo fatto almeno 3 anni. Pazienza. Se riusciamo a vendere qualcuno, abbiamo un buon budget, potremmo puntare anche a un bel colpo di mercato. Vediamo. Che cazzo vogliono? Ah, squadra nazionale. Ma hanno fatto un cazzo delle squadre nazionali. Noi siamo a posto così, andiamo avanti. Andiamo avanti. Continuiamo ad andare avanti, aspettiamo una risposta da quei buon temponi per il portiere. Vediamo che risposta. Ok, altra osservazione. Un altro portiere. Kepa. Minchia, questo sarebbe bello. Proviamo a richiedere il prestito per un anno. Vogliono 6 milioni, non ce l'abbiamo. Proviamo a chiedere il trasferimento. Ci vogliono soltanto 22 milioni. Che cazzo mi proponi? Pezza di me. Facciamo una richiesta di prestito di 6 me di 6 mesi. E noi gli possiamo dare. Vabbè, ma tutti questi soldi per un portiere non ce li spendo. Stronzo io che ci ho solo pensato questa opportunità. Quindi andiamo avanti. Mamma mia. Gigallon. Parla di Boateng, suo compagno di squadra. Mi colpisce molto in quel senso, che lo picchia. Il modo in cui si prepara le partite è un esempio per tutti noi. Va bene. Devo leggere ste stronzate. Ok, qua dovrebbe arrivarci la notizia di quel portiere. Ok, il portiere. Abbiamo un bel portiere in noleggio per pochi soldi. Ottimo, ottimo veramente. Noi andiamo avanti. Andiamo avanti. Ultimo giorno. Cioè, qua siamo ancora a luglio. Abbiamo tutto metà agosto per fare trattative. Ecco qua che viene presentato. Sto ragazzo che magari ha i capelli rossi, sembra tipo un pesce fuor d'acqua. Andiamo a presentare il nostro nuovo acquisto. Guardate, si presenta veramente molto bene. Ma chi è questo, il portiere? Sai che non lo so, forse è il portiere. Che begli occhi. Sono emozionatissimo. Sì, va bene, sei arrivato solo perché sei arrivato gratis, quindi non rompere i coglioni. Stai al tuo posto. Trattative. Altre squadre. Ok. Macarizze. Accettato. È in prestito. Va bene così. Osservazione. È arrivata qualche altra cosa dall'osservatore. Torchby. Questo discreto, onnipresente. Vediamo quanti soldi vuole. È 1 milione. Noi gli offriamo 1 milione esatto. Bene. Facciamo 3 anni di contratto. Gli mettiamo così. Potrebbe essere una bella cosa. Un 77. Andremo ulteriormente. Poi che cazzo c'è qua? Un difensore. Questo 76. Vasconcelos. Sviluppo, mica 34enne. Non abbiamo che farcene di sti morti ambulanti. Non abbiamo assolutamente che farci. Andiamo avanti. Aspettiamo risposta per questo giovinotto. Comunque il mio obiettivo potrebbe essere assolutamente quello di prendere un bell'attaccante con almeno 80 di overall.
Vediamo. Sì. Vediamo che vuole. Ok, 200, solo 200 in più. Ma dai, io ti accetto i termini. Vieni a bordo. No, non ci resta che nell'osservazione mettere una bella punta. Facciamo osservazione. Mettiamo una bella punta. Proprio punta. E me lo trovi africano. Me lo trovi in Africa. Eccolo qua. Me lo fai anche che possa essere compatibile con il mio budget. Allora, Rafael Defendi, noi lo mettiamo nella lista trasferimenti. Magari qualcuno ce lo richiede, non si sa mai. Andiamo avanti. E dai. Ok, sono passati offerte di lavoro. Allora, secondo me è una rottura di balla. Vediamo qua trattative, come è andata la mia squadra. Chi ci hanno richiesto? Ci hanno richiesto Thor. Ah no, ci hanno richiesto nessuno. È stato confermato che nella nostra squadra, ok. Ufficio allenatore, carriera. Offerte di lavoro nazionali, Costa d'Avorio, Corea del Sud, Messico e Slovenia. Non so, ogni volta sta cosa mi porta via un sacco di tempo fare l'allenatore della nazionale. Non so sinceramente se accettare o meno. Vabbè, faccio una cosa, io vado ad allenare la Costa d'Avorio, che mi ispira molto. No, non so, perché comunque Messico ho fatto l'altra volta un ex Master League con il Messico, ma non mi sono divertito granché. Slovenia, vediamo la rosa della Slovenia. Addio, avremmo un Oblak, Ilicic, Handanovic. Non è malaccio, dai. Andiamo invece in Sudafrica, la Costa d'Avorio. Che cazzo c'hanno? Vabbè, anche qua non è male, dai. Abbiamo Kessié, Fofana, Gervinho, Pepe, Assale, Bailly, Deli, Aurier, Conan. In panchina avremmo anche Zaha, Boga, Boli. Cazzo, mi intriga molto la... Vabbè, dai, facciamo con la Costa d'Avorio il vaffanculo. Qualche partita la faremo, qualche partita la simuliamo il vaffanculo. Va bene, dai, accettiamo con la Costa d'Avorio. Almeno mi dessero dei soldi. No, devo fare l'allenatore per la Costa d'Avorio gratis. Ma per cortesia. Ancora che cazzo di punto siamo? Già siamo al 10 di agosto. È arrivata qualche offerta, trattative, osservatore, ancora portieri. Oh, me ne ho fatto un cazzo dei portieri, va bene. Basta. Ho già tutti i portieri che volevo. Samba. Samba. Ah, mi ha fatto un cazzo, basta, va bene, quei tre portieri che ho. Vaffanculo, andiamo avanti. Nessuno ci offre niente per i nostri giocatori che abbiamo sbattuto nella lista trasferimenti. Ma va bene, va bene. Continuiamo. Ok, convocazione squadra nazionale. Va bene questi. Allora, ufficio allenatore, messaggi. Associazione, squadra, dove cazzo devo andare? Gestione squadre, squadre nazionali, convocazione squadre nazionali, li ordiniamo tutti per valutazione generale, proprio questi sono tutti i giocatori che abbiamo. Ah, mi sembrano dei buoni giocatori, ecco.
Vediamo, se noi volessimo cambiare il buon questo Dumbia, per esempio, no? Io lo potrei cambiare con qualcuno, tipo questo Cornet o Ceboli, Zufi. Vabbè ragazzi, dai, io per ora mi mantengo con questa formazione, me ne fotte un cazzo. Benissimo, va benissimo. Sì, io l'amichevole. Vabbè, la patata, non so se giocarlo. Vabbè, andiamo a giocare sta amichevole. Ah no, ci sarà la prima partita di Premier League, attenzione. Ah, che è stato chiesto Phillips per 18 milioni di sterline, perché promozione assistente, invece le squadre nazionali di tutto il mondo hanno annunciato le loro formazioni. Sono stati convocati anche alcuni giocatori del nostro Queen's Park Rangers. Vaffanculo, ma chi se ne fotte. Andiamo avanti. Spero di riuscire a giocare entro oggi questa partita di Must League. Ed ecco qua la prima giornata che ci vende davanti il cazzutissimo Manchester United. Inauguriamo il campionato, io sono Geeks, guardate che lord. Come si sente alla vigilia della prima partita della stagione? Cosa diciamo? Cosa rispondiamo? Boh, siamo pronti a iniziare, non dimettiamo che siamo pronti ad affrontarli. Ovviamente voglio vincere questa partita, parlando di Manchester United, la mia ex squadra. E abbiamo la carta in regola per sconfiggerli e siamo pronti ad affrontarli. Questi ci fanno il culo. Tu sei abbastanza tranquillo, va bene. La mia partita no, ok, iniziamo, andiamo alla prossima partita così senza paura. Andiamo. Ok ragazzi. Sono forti, ma non per questo dobbiamo avere paura di loro. Oggi i tifosi daranno il massimo, perciò noi faremo lo stesso. Ryan, non rompere il cazzo. È la prima volta che scendiamo in campo davanti ai tifosi di casa in questa stagione, perciò fate in modo che la partita sia degna di loro. E ricordate, costringeteli a subire il nostro ritmo. Noi stiamo dicendo questo al Manchester. Sì, battete le mani. Bene, bene. Allora, andiamo a vedere lo schema. Ecco, già partiamo con. Bene, andiamo. Facciamo esordire Llorienta. Bene, Harrington sta male. Quindi mettiamo il nostro russo. Proveremo anche Torsby, ma non è questo il giorno. Per il resto penso che vada abbastanza bene. C'è Rice che è sempre scoppiettando, ma sei a 66, quindi non rompere le balle. Portiamoci questi due giovinotti qua, anche un centrocampista di supporto, e ci portiamo anche Torsby che lo proveremo nel secondo tempo. Va bene così. Siamo pronti? Calcio d'inizio. Dai, siamo carichi per questa partita. Un po' di tosse, un po' di raucedine. Tanto sono le 12 meno 20, quasi. Di notte, di sera ovviamente, che noi abbiamo tempo solo la sera, anche mentre siamo in. Oh, guardate, è Die finito il Pause ist endlich Covid. vorbei. Es kann Finito il losgehen Covid, mit ci der sono gli neuen Spielzeit. Also ich spalti freue pieni. mich riesig darauf. Ich hoffe, es geht Ok, Ihnen genauso, liebe dai. Andiamoci Zuschauer. dentro. Wir können, glaube ich, einiges Mot. erwarten in Una palla dieser per neuen Llorienta, la Saison. lavora. Einige Si neue infila. Spieler. Prova il Abschluss! tiro. Oh, va Ah, das vicinissimo finde al ich timing. Der gol. Abschluss ist aber Va zu hart. vicinissimo al Die gol del nostro Passgenauigkeit russo ist aller Ehren portafortuna. wert. Né Die guai. Abschlussgenauigkeit, Ecco zumindest in dieser qua. Van Szene, nicht. Bissaka, il nostro pupillo in My Club. Und Konaté, geht's aber? sulle palla, si Und er ferma. schießt! Ah, abbiamo già sprecato due occasioni. Williams sulla fascia. Demiral per Pogba che stranamente sta in difesa. Fred? Maguire che si è spostato a destra come terzino, ma non ci facciamo sorprendere. Llorente Llorente! per Konaté. Si Das sieht inserisce. Ancora il vielversprechend aus. russo. Nur Il noch russo der si Patenrichter ferma. Tor. E di nuovo
De Gea ci nega il gol, già terza occasione buttata nel cesso, ma stiamo mettendo sotto questo cazzo di Manchester. James protegge la pallone, ma la nostra difesa è rocciosa con i nostri nuovi arrivi. Ok, rocciosa fino a un certo punto, ok. Pavlovic, oh cazzo, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes prova, viene murato. Gli oriente, scambia con Konaté, Konaté la dà indietro. Il russo, una partita molto maschia, molto fisica. Giorgia prova a intercettare palla, non ce la fa, fortunatamente non passa al centro dove si era inserito un attaccante, il nostro russo interviene. Gioriente molto lento, dà la palla a Konaté che perde il passo, si fa anticipare dal difensore, Van Bissaka sulla fascia. Grande. Per un attimo Mott intercetta palla ma la riperde. Ettic. Rientra in fase di pressione. Van Bissaka ancora. Fred. Buon gusto. James. Il portiere. Ok, portiere, cazzo. Un minimo di collaborazione, porca puttana. Ok, con a te. Di testa, vecchio oriente, non riesce ad arrivare. Greenwood, Zapatero si oppone benissimo. Dobbiamo liberarci di questa palla che scotta. Di oriente, niente, non riusciamo a costruire come abbiamo fatto all'inizio con quelle tre super occasioni. Prova Greenwood, butta la palla alle stelle. Ne usciamo salvi, mettiamo un'attacca su nel momento giusto. Konaté, una gancia data un attimo prima. Oh cazzo, oddio, ma che cazzo abbiamo rischiato? Abbiamo rischiato con la nostra ingenuità in difesa. Non avevo manco visto quel cazzo di giocatore che si inseriva. Va bene, abbiamo scampata bella. Van Bissaka per Maguire. Ettic in pressione, riesce a pressare. Si fa fottere con a te. Fred manovra, va indietro a De Gea spazza, ma Zapatero sbetta. Giorza in estensione, chiede Llorente. Demiral troppo forte per Pavlovic per Danilo. Llorente pensa di passare, poi ci ripensa. Mott per Konaté, si alza la palla, prova il tiro. De Gea intercetta Demiral. Zapatero che interviene nuovamente. Gli oriente purtroppo un po' lento. Me lo sarei aspettato un po' più veloce, però ha recuperato bene palla. Konaté si perde la palla, ma vaffanculo. De Gea con i piedi. Quando siamo arrivati al 42esimo, ridendo e scherzando. Mott non è abbastanza. Ok, bene Barbosa. Konaté, questo è già stanco. Il portiere ci fotte. Ettic, ok, fine primo tempo. Purtroppo quel nostro carissimo Zanetinov è già mezzo morto. Quindi perché vediamo subito. Proviamo Torsby in quella posizione. Non si sa mai. Purtroppo non avevo notato che avesse la freccia in basso, ma non ci perdiamo danno. Tanto è calato un po' il sole, fortunatamente. Odio i campi assolati, ma cazzo, scambi veloci,
Ma mi sa che cazzo ci fai qua, che sei un terzino difensivo. Es gibt Freistoß für Manchester Torbi United. battezza il suo esordio con un calcione, ma begli sta. Was ist denn Dobbiamo mit ihm cercare di los? Hat fottere eben schon proprio Glück gehabt, la also wenn er jetzt partita al nicht aufpasst, dann fährt er mit Manchester. der Straßenbahn nach Hause. Ich denke, Grande der Schiedsrichter Barbosa. hat ihm deutlich Con gesagt, Ate, Junge, protegge beim palla. nächsten Mal ist es vorbei und Non dann wird die abbastanza Karte bene. Ok, gezückt. va bene. Usciamo in Giorza. tranquillità con Giorza. Giorza che non riesce a far passare palla. Martial. Marzial Greenwood haben wir hier. che si infila. Martial. È il nostro Gallon Großartig von Kepa. all'esordio. Eine brillante Non fa Aktion, cazzate. ausgezeichnete Reflexe. Das sah Io eigentlich Oriente, nach come einer cazzo si dice? 100%igen Torchance aus. In Oriente non ha fatto una bella partita, infatti sarà sbattuto. Anche Giorgia sta facendo tante cazzate. Ok, cerchiamo di ripartire con calma, chiudiamo il Man sieht so triangolo. etwas nicht mehr ganz so häufig im Benissimo. modernen Fußball, E aber tu? Sie gehen das hier tatsächlich Vabbè, mit Torbi è un po' Andeckung an. Ganz logisch, addormentato, Sie ma wollen hier einfach den gegnerischen Sturm nicht zur verso il Entfaltung kommen lassen. 70° cambieremo gli Sie Oriente. kommen im Mittelfeld momentan überhaupt nicht zum Zuge. Cazzo. Der sieht gut aus. Ah, Den hat er peccato. ganz genau geschnuppert. È stato bloccato il Einfach nostro mal rausgehauen. Mott. Fred, Se non fosse einfach stato mal lang bloccato, holen. penso sarebbe arrivato in porta con la palla. Ma vabbè, pazienza. Williams difende la palla. Manchester stranamente So, poco wir haben ja schon offensivo. einiges Stiamo gesehen, subendo nur molto bislang poco. keine Tore. Und Cazzo, ho Martial. parlato. E ci stavano a fare il gol. Ok, Danilo Barbosa. Per Torsby. Immer Con noch Ate. 0 zu 0. Hier Viene ist alles fermato. möglich. Tanto. Llorente. Vai Peluso, corri, il nostro sedicente sedicenne. Greenwood. Ah. Martial. Physisch Grande in Not Pavlovic, präsent. grande, grande. Das war so Ok, wichtig, non dass er stiamo hier riuscendo a entschlossen zum Ball costruire un geht. cazzo. Non stiamo riuscendo a costruire proprio una emerita minchia. Ok, è il momento di sbattere fuori il giovane dell'Oriente e mettere Dino, che sta molto bene, che sta scoppiando. Andiamo con Dino. Er versucht das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Zapatero, Da non wird ein facciamo bisschen minchiate gedrängelt und ora. geschubst. Ragazzi, Es la gibt partita la dobbiamo Freistoß fottere für al Manchester, Manchester non ce la dobbiamo United. fare fottere dal Manchester United. Bruno Fernandes ha un buon piede, lo conosce, ma non tem, fortunatamente non tem sul Kubiec. tiro. Der ist drin. So späte Tore haben einen riesigen Vorteil. Der Devo Gegner hat keine Zeit commentare? mehr zu Devo reagieren. proprio commentare? Wirklich ein schönes Ding, Heidewitzka. Vai, So viel cerchiamo di Power, so viel quantomeno. Präzision. Ich könnte heulen. Wir gehen mit 1 zu 0 in Ragazzi, Führung. rigore. Era un Es hat sich cazzo di irgendwie rigore, angedeutet, es hat maledetti! einen neuen Aggregatzustand hergestellt, aber Cioè, gelaufen ist diese Partie natürlich fortuna noch Manchester nicht. non ha fatto un cazzo. Da hat Non er ha den Überblick fatto quasi gehabt. niente. Ha fatto un tiro, forse. No, ma che Der cazzo di Zeitpunkt tiro ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen. Cazzo. Egal, wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Torbi si fa fottere la palla. Dobbiamo cambiare Danilo Barbosa. Hier ist Martial. Greenwood. Bruno Da Fernandes. verheddert er sich. Es Dai, gibt era una Freistoß piccola für Manchester spallata. United. Anche loro battono veloci. Let's Jetzt muss er go. flanken. Schon Dai, non gut, mi wie er den rompere il entschärft. cazzo che devo pareggiare. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Antonio! Gefährlich. Was? Er versucht's. Das No, kann ci nicht mangiamo ewig teuer così werden. 1-1. Ganz wichtig, hier ein Zeichen zu 1-1. setzen, auch Oh, wenn sie den porta di Ausgleich nicht mano. geschafft haben. Sie zeigen, Cerchiamo di dass sie dran metterla tesa. arbeiten. Erstmal raus damit. Niente. Abbiamo sprecato. Abbiamo sprecato l'1-1. Ora il cazzo di Manchester Fred. farà melina. Diogo Dalot. Da war er voll auf der Höhe. Pavlovic sempre. Und hier ist wieder Schluss.
Ma porca puttana. Ein Blick auf die Uhr und sie Abbiamo wissen, preso un wir gol haben veramente nicht mehr lange Zeit, aber scandaloso. Geht ja noch was. Porca di quella vacca schifosa. Zapatero. Peluso. Also sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren Avanza. Können. Jetzt müssen sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbrennt. Mott. No, era pronto per tirare. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Da ist die Chance. E vabbè, dopo mezz'ora. Beh ragazzi, la partita è finita. Questa è stata la nostra prima sconfitta stagionale con un gol di merda. Andiamo avanti. Bene, beh, la prima sconfitta ci può stare. Ci può stare. Ora, noi, cosa c'è qua? Ancora trattative? Cos'altro ci sarà in serbo per noi? Beh, saltiamo, vengono tutte stronzate. Questa è una squadra, trattative, osservazione, chi hai trovato? Un altro portiere, ma porca puttana. A Randolph, ma non mi interessa, basta, abbiamo finito il mercato. Faremo uno sforzo solo per un altro attaccante, forse. Andiamo avanti, che è meglio. Cosa abbiamo qua? Annuncio calciatore dell'anno in Europa. Oddio, chi sarà mai? Ziyech, calciatore dell'anno. Veramente molto bizzarra questa cosa. Dove stanno Cristiano Ronaldo e Messi? Va bene, andiamo con la seconda. Minchia. Prima Manchester e ora Liverpool. Mi sembra molto equa come cosa. Mi sembra molto equa. Allora, la nostra squadra. Ecco, il portiere è morto. E noi proviamo il nuovo. Questa volta invece noi iniziamo così. E restiamo così, dobbiamo solo mettere le due punte qua a disposizione e iniziamo. Purtroppo il nostro spirito di squadra è 69, quindi non possiamo mica fare miracoli. Intanto contro il Manchester almeno meritavamo il pareggio, ma purtroppo siamo stati, i nostri sogni di gloria sono stati fermati dal nostro portiere, perché è stato lui a non fare quella parata su un tiro secondo me molto innocuo. Ma vabbè, iniziamo questa nuova partita. Comunque gioco a difficoltà campione, però se vedo che vinco troppe partite io la sposterò a superstar, perché non voglio un campionato troppo facile ma neanche troppo difficile, perché sarebbe buono metterla a leggenda, poi le perdo tutte. Il problema attuale è che il nostro spirito di squadra è 69, il 9 non è 99, quindi non possiamo neanche fare un pezzo. Ok, Mott. Dai, ma prendila sta palla. Ma che cazzo? Grande Mott. Chiede al triangolo. Ma Gomez non è un pirla. Mi dipende bene. Vabbè, dovremmo agire in un altro modo, perché questi difensori sono veramente bravi. Cos'è? Ok, fuori gioco. Pavlovic davanti, nulla di fatto. Etic per il bombo tank, che si trova in fuori gioco. Infatti mi sembrava troppo bello che fosse da solo avanti. Va bene. I nostri avversari comunque hanno messo un'attacca su. Noi non la metteremo su perché per ora va bene così. Prendiamo in controtempo i nostri stessi giocatori. Ottimo. Minchia, questi come cazzo dialogano. Il portiere stava facendo un'altra cazzata. Oh, questo portiere sembra un po' più reattivo. Incredibile. Abbiamo un buon portiere. Con la testa. Cerca di lanciare il bombo a tempo, niente.
Giorgio interviene sul manero. Harrington intercetta ma ridà palla. Anderson, in questo parla. Ancora Mané. Non riusciamo a fermare il nostro avversario. Vaffanculo. Ste finte. Che non me le sbattete in culo. Dieser Partie ist vorbei und wir haben immer noch keine Tore gesehen. Mi sta piacendo molto. Che grande mod. Danilo. Harrington. Con a te. Boateng per un attimo intercetto. Und er trifft. Ma che gollasso. Vabbè, esultiamo, ma. Ma che gol di merda. Non so. Rivediamo l'azione. Buona azione. Come cazzo abbiano fatto fare sta cazzata? Cioè, chi è Van Dijk? Ma spazzato nelle gambe, sulle gambe. Vabbè, dai, noi ce lo prendiamo, che ci fa schifo sto gol. Che cazzo è? Un gol alla Pippo Inzaghi. E siamo a sorpresa in vantaggio contro il Liverpool. Die Reaktion auf diese Führung ist im Stadion zumindest di mantenere quantomeno. Ma questi qua davanti sono delle bestie, vanno a 200 km orari. Come minchia le devo fermare questi qua? Ecco qua, Salah prova, ma Zapatero intercetta, Etic lancia. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen so geht. Sadio Mané. Che sbaglia. Grande. Oddio. Ma quel cazzo di Gomez non è che si fa uccellare facilmente. Dai, Mott interviene. Comunque quel Mott ha già intercettato. Abbiamo fermato benissimo. No, non ti lamentare, non è assolutamente fallo. Facciamo marcatura mista. Almeno i giocatori stanno tutti a centro. Portiere, bloccamela, grazie. Va bene, Boateng, prende la palla e riparte. Quando Wijnaldum interviene, ma la palla è nostra. Andiamo indietro, per Peluso. Peluso ancora per Boateng. Boateng per Mott. Mott cerca un compagno vicino, la trova, ma riperde palla. Il cazzo di Liverpool è pressa. Grande Pavlovic, grande. So jagt man heute den Ball. Harrington, oddio, cosa l'avevo visto con la coda dell'occhio. Intanto ancora lui. E cazzo, dammelo un pallone intanto. Niente di fatto, intanto siamo arrivati al 37esimo. Cerco di arginare queste tre bestie di Satana davanti, che sono Mané, Salah e Firmino. Per ora ci siamo riusciti, abbiamo fatto un gol molto fortunoso. Proviamo a seguire Mott, non perdere palla, grande, Boateng, cerca il dialogo. Ce l'ha fatta. Er bringt das Ding. No, perché mi sono spostato, cazzo. Alexander Arnold si rifugia in Van Dijk. Harrington, corri. Sadio Mané. Mané ancora bloccato da Giorza, grande. Einfach gut, geht geschickt dazwischen und dementsprechend kann der Gegner gar nicht erst sein eigenes Spiel aufziehen. Das ist die Ab in Richtung Tor. Oddio, cosa avevamo fatto? Bene, diciamo che loro ancora non hanno tirato in porta. Loro hanno forse insieme tirato tre volte in porta, ma io non le ricordo, quindi non sono state delle azioni così pericolose. Di contro noi l'ultimo abbiamo quasi sfiorato il 2-0. Mott. Boateng. Peluso, baffanculo, torna indietro, non compare il cazzo. Intanto Peluso grugisce su Alexander. Grande.
Danilo Barbosa lotta, lotta e toglie la palla. Grande. Konaté scarica per Mott. Mott per Boateng. Temporeggia per Konaté. Roberto Firmino. Intanto Pavlovic. Here is Mohamed Salah. Peluso. Sadio Mané. No, no. Mohamed Salah. Er versucht's. Portiere, esci, dai, perché non esci il portiere? Was für ein Auftrag in 1-1. dieser Questi non zweiten Hälfte. scherzano, ragazzi. Also so einfach hat das wirklich selten. Da steht Stiamo er facendo völlig questi frei qui, und der Pass picco kommt flick. perfekt. Sie haben es ihnen Ok, abbiamo leicht di nuovo gemacht und sie haben das fermato Tor Firmino. nichtsdestotrotz, das muss man anerkennen, mit Bravour erzielt. Oh, ma che... Damit geht's wieder komplett von vorne los. Die Koordinaten in dieser Partie sind neu gestellt. Es steht Proviamo a unentschieden und tirare die da große Frage lontano, ma non jetzt, ci siamo wer von den fidati. beiden will den Soprattutto non ci Sieg? hanno Wer fatto von den beiden tirare. ist mit dem Unentschieden zufrieden? Niente da fare. Cazzo state a fare, Melina, Van pezzi di Dijk. merda. Ok, non ci arrendiamo. Abbiamo avuto quella... Però sembrano un po' dei cazzi confusi. Der kann nicht nur defensiv, der packt jetzt auch Alexander-Arnold. vorne noch so Sto richtig pazzo. Geschwindigkeit aus. Cos'è, gli abbiamo concesso un angolo, sì. Andiamo sempre a difendere con marcatura mista. Portiere, se tu volessi casualmente intervenire a noi farebbe molto piacere, sai, ti paghiamo per questo. Jordan Henderson. Und die Kontergelegenheit. Che Gomez sieht, was er cazzo di vorhat Gomez. und geht dazwischen. Sta molto attento. Intanto quello era fallo, fortunatamente a me non piace quando si ferma un Hier ist giocatore a testa Mohamed Salah. minchiata. Mohamed Salah. Das ist ein Torwart. Das ist ein Troppo il Torwart. portiere non è stato Und er molto muss mit boh. ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss No, vereitelt. Einfach allora, boh. richtig stark. Scatta. Und da ist der Pass. Nutze die Dai, Chance. non puoi tirare Sehr così con la te del guter cazzo. Versuch. Ma cosa ti sei Erfolg. magnato? Sie Ma cosa ti das sei gespielt. Der magnato? wunderschöne Pass schon, da geht es nicht. Sie hätten sich dafür eigentlich Ti mit einem dobbiamo Tor mettere belohnen müssen. questo. Cioè, ma cosa ti sei magnato? Com'era meglio che se Ein guter tiravo Zeitpunkt qua für einen Wechsel. sul primo palo. Cosa mi hai buttato fuori? E Gomez. c'era Boateng, sta cosa non se la sarebbe mai. Questa occasione non se la Fabinho. sarebbe mai divorata. Mohamed Salah. Salam, vaffan. Mané entscheidet sich hier für Lasciamo, den langen Ball. usciamo tutto il mondo con me. Mané hat auf den Pass gewartet, ist das schön reingelaufen, Con a aber das te che war's dann cosa auch schon. cazzo ti sei magnato, maledetto. Ok. Fabinho Mott ist non zur Stelle riesce und a entschärft die Situation. Passare. Hier ist Salam, Sadio allora, Mané. Mané, Roberto Firmino. Firmino. Mohamed Salah, Firmino, 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 Fabinho, 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 vaffanculo, Fabinho. Jordan Henderson mit gutem Stellungsspiel, den hat er Mi ausgebremst. scuso per la telecola in tedesco, proverò a cambiarla, se ricordo. Non mi Langer piace il Abschlag vom tedesco. Keeper. Con a te. Schon läuft der Gegenangriff. No, ho visto Harrington. Roberts mit der Ragazzi, ma Grätsche. questo è Ja, fallo. er hat ihn erwischt und Porca dementsprechend gibt's puttana, Freistoß. abbiamo dei tiratori, ma mi sembra un po' lontano per provare il tiro. Ma noi comunque lo proveremo, abbiamo il buon Mott. Mica Das war tanto knapp. Gut male, gemacht. Den hat eh. er Che mo, verzogen, ben wirklich Pech fatto. gehabt in dieser Situation. Ben fatto. Beh, io mi butterei un po' in offensiva. Grande Etic, grande. E poi Teng, però rientra, cazzo. Ancora Etic. Mott. Da ist der Pass. Boa Teng. Gut mit Technik vom Il Verteidiger. buon So kommt der Ball Virgil fa la nicht dove lui guardia. Noi spielt. tentiamo Nur di Ecke. farlo bello teso questo lancio. Selezioniamo Harrington. Sie stehen jetzt ziemlich unter Altro Druck. angolo. Se l'abbiamo chiuso un po' troppo, lo facciamo così. Stanno tutti, Es ma tut tostate. Unentschieden im Ballbesitz ist so Allora io wichtig, man direi che darf den vorrei Ball nicht cambiare immer con a so te leicht herrschen. Condonio.
Saluta Andonio. Saluta Andonio. Ok, va bene, Ericsson sarà il prossimo a morire, sicuramente. Sadio Mané. Oddio. Grande Giorza. Grande Ericsson. Donio. Donio la dà. Giro. Chiede il triangolo, ma non si chiude. Alisson, la dà alta, Zapatero. Svetta. Danilo Barbosa. Nulla di fatto. Riperde la palla. C'è un cazzo di buco. E due attaccanti. Jordan Henderson. Spielt ihn raus. Peluso che cosa cazzo fa al centro? Meno male, cazzo, meno male. Non mollano, non mollano, non... ma sblocca la cazzo. La lanciamo, la intercettano, vaffanculo. Ok, grande, grande, no. Va bene, va bene. Sonio, Boateng. Boateng. Ma come cazzo? Ma che cazzo ha fatto Van Dijk? Ma tipo rotto 12 vertebre. Ok, c'è questo angolo. Speriamo che non salga il fottuto Virgil Van Dijk. Sicuramente batteranno corto. Sicuramente batteranno corto. Fortunatamente. Ragazzi, abbiamo ottenuto un pareggio preziosissimo contro il Liverpool e forse, dico forse, meritavamo qualcosa in più, forse. Va bene, va bene, va bene, abbiamo... beh, non abbiamo giocato malissimo, a parte concedere il possesso palla, non abbiamo giocato male. Assolutamente non abbiamo giocato male. Allora, Liverpool pareggia con noi, il Manchester perde. Poi ci sono altri, Bournemouth vince 4-0, Tottenham vince, l'Arsenal vince, Leicester vince, Wolverhampton vince e il Chelsea vince. Va bene, mi va più che bene, siamo soltanto 13esimi su 20. Va bene, non fa schifo, siamo comunque 13esimi. Ci sono, ultimo giorno, finestra di mercato. Ma facciamo gli ultimi spari che non ci saranno perché abbiamo finito esordi. Rapporto mensile. Vabbè, allora ragazzi, noi salviamo. Abbiamo fatto sto videozzo così, tanto per non lasciarvi senza contenuti, visto che, lo ripeto, al momento io non posso giocare online perché questa linea ogni tot di tempo cade e mi dà le partite sconfitte. Soprattutto il mio livello di valutazione cortesia è sceso da AAA a solo A e ora ho una disconnessione moderatamente alto, quindi non posso giocare online praticamente, quindi se ne parlerà quando ritornerò in Svizzera. Grazie per aver seguito questo video, so che è un po' lungo ma spero vi faccia piacere stare un po' in compagnia con me, quindi alla prossima e un salutone caloroso a tutti.